confermate anche per il 2023 le 8 tappe tra le più belle Gran Fondo e Marathon di Toscana. Chiediamo agli organizzatori quali saranno le novità tappa per tappa. La prossima sarà la 31esima edizione, questi anni volano, quindi l'appuntamento è il 19 di marzo per la 31esima edizione, appunto non ci saranno grossissime novità, saremo come di consueto la prima prova di apertura del circuito della Coppa Toscana. Quest'anno riavremo il Pasta Party, che era una cosa che è mancata tantissimo negli ultimi due anni. Oltre ciò abbiamo fatto delle modifiche sul percorso, eliminando alcuni tratti iniziali un po' fra virgolette noiosi per i bikers. Siccome abbiamo rinnovato ulteriormente e migliorato il percorso, vorremmo il prossimo anno, speriamo di poter fare il percorso intero così come l'abbiamo pensato e progettato. Quest'anno non ci siamo riusciti perché le condizioni meteo erano proibitive, quindi abbiamo pensato di togliere alcuni tratti che potevano essere pericolosi. Speriamo che nel 2023 si riesca a fare l'intero percorso. Ci sono diverse novità, perché quest'anno invece che essere alla fine di maggio sarà alla fine d'aprile, quindi precisamente il 23 d'aprile, e in base a questo anche il percorso sarà molto rivisto, perché essendo un mese prima deve essere adeguato anche alla data in cui viene fatto, quindi sarà, anche se con qualche chilometro in più, però meno dislivello, quindi percorso più scorrevole. Diciamo che abbiamo riunito tutti i pezzi belli degli ultimi anni, quindi sarà un'edizione con un percorso notevole, diciamo notevole. Sarà ancora gara internazionale e la data è il 7 maggio 2023. Quest'anno diciamo che per quanto riguarda il percorso marathon non dovremmo fare molti cambiamenti, se non qualcosa diciamo a metà percorso, ma non siamo ancora certi di questo. Ci piacerebbe, però abbiamo avuto un incontro per cambiare proprio l'arrivo. Se ce la facciamo potrebbe essere una cosa molto interessante, perché riusciremo a farlo nella pineta e quindi fare anche un piccolo percorso tipo XC, anche per far vedere un po' il finale di gara in maniera diversa. Quindi diciamo questa sarebbe la novità principale per quanto riguarda il percorso marathon. Per quanto riguarda il classic, vedremo di aggiungere qualche single track particolarmente bello che abbiamo riscoperto, e poi per il resto tutto come la passata edizione. Sicuramente la novità importante è che torneremo finalmente a primavera come prima del Covid, e quindi già questo anticipare la gara in un periodo per noi molto più favorevole dal punto di vista logistico, dal punto di vista anche impegnativo, perché siamo prestagione e quindi siamo un po' più freschi. Questa è la più importante novità, diciamo, per il 2023. Il prossimo anno organizzeremo la 31esima edizione, ha detto il 3 settembre 2023. Fondamentalmente confermiamo un po' tutto quello che è stato fatto quest'anno. Il percorso è piaciuto tanto, ci hanno fatto tanti complimenti molti biker alla fine della gara, e quindi per noi è sicuramente un orgoglio. Il fatto poi di passare ormai da tanti anni all'interno del Parco delle Foreste Casentinesi è per noi sicuramente un vanto e un motivo di grande orgoglio. Inoltre siamo anche fieri di poter in questo modo contribuire a far conoscere il Casentino un po' a tutta la Toscana e tutta l'Italia, insomma. Diciamo che abbiamo confermato la data di ottobre, l'8 ottobre 2023. Per noi il prossimo anno sarà un traguardo importante, che festeggeremo la 30esima edizione, un traguardo che non molte manifestazioni ancora possono vantare, per cui ne siamo molto, molto fieri. E abbiamo ancora 11 mesi di lavoro da fare per portare avanti questa manifestazione. Avremmo in mente un bel po' di novità, proprio perché sia un'edizione ricordata proprio nel tempo. Le tappe sono pianificate, Coppa Toscana parte da qui, per prepararvi una stagione sempre più spettacolare
Coppa Toscana vi regalerà sempre più emozioni, sarà un'esperienza indimenticabile sui più bei tracciati di Toscana. Sport, natura, arte, cultura, la Toscana da scoprire in mountain bike è Coppa Toscana MTB Experience. E da Prato è tutto, un saluto da Carlo Rosa e l'appuntamento è sempre qui la prossima settimana con MTB Gran Fondo.